La 13ª edizione del premio Bergamotto d'Argento, che il nostro club ogni anno dà un illustre personaggio della provincia di Reggio Calabria o della Calabria anche, che varia dal chi si è impegnato nel sociale a chi a livello culturale ha portato la Calabria e la nostra terra a livelli altissimi. Quest'anno il premio tocca a una personalità della Farnesina, al dottor Giorgio Marrapodi, che è stato ambasciatore in Austria e forse lo è ancora, e soprattutto è una persona che si interessa degli immigrati minori. Il nostro governatore nazionale quest'anno ha incoraggiato tutti i club a dare un'importanza a questo argomento, perché i minori non accompagnati hanno bisogno di risorse. Siccome noi siamo un club che facciamo beneficenza, facciamo dei service, ci stiamo prodigando affinché tutti questi minori che vengono da tutte le parti del mondo con le navi, appena arrivano, abbiano le cose più elementari che li possono aiutare. Quest'anno sotto la mia presidenza abbiamo cercato di fare più servizi possibili, soprattutto anche nel territorio del Reggio, perché è importante aiutare quelli che arrivano da fuori, però è importante aiutare anche i nostri concittadini bisognosi. Noi abbiamo aiutato quelli di Arti Insieme, stiamo facendo anche stasera, faremo un service per una comunità di suore che aiutano questi bambini che non hanno genitori, che sono in condizioni disagiate. Pertanto io mi auguro che questa nostra opera allevi un po' i drammi dei fanciulli.